con questo tema e tutto viene smitizzato, tutto viene, se viene reso divertente, ovviamente viene anche reso meno, a volte così, ansimante e meno deprimente, perché alcuni potrebbero dire mamma mia che cosa, invece no, devo dire che qui tutto il pubblico si sta divertendo e mi auguro anche a casa, i ragazzi soprattutto che di solito seguono con divertimento i film dell'orrore, tanto si sa che un film e che le cose sono state create per finta. Ed ecco la creatura sammarinese che comincia a prendere consistenza, comincia a prendere fisionomia, deve incastrarsi perfettamente in questa vara, in questo suo loculo, in questa sua casa. E guardate quanto è buffa quella faccia, bravissimo chi ha creato. Un Frankenstein buffo, che poi non è Frankenstein, ormai nella tradizione popolare di tutti viene chiamato Frankenstein, in effetti era il professor Frankenstein, questo era il mostro, era la creatura che lui aveva creato, ma ormai è diventato Franky per tutti. Ho visto esultare San Marino, l'Italia in difficoltà, la testa, le braccia della Spagna che non sono a posto, forza Andrea, forza Clara, anche Yestin, il presentatore britannico, chiama Franky il mostro, gli spagnoli in ritardo. Allora, vediamo se riesco a avvicinarmi ai nostri a chiedere un po' cosa è successo. Ma come, ti presenti così senza su, ma per piacere, tieni, ma fai il topo? No, perché dovete anche immaginarvi come si fanno in gioco. Allora, Andrea e Clara, eccoli qua, hai fatto anche troppo. Cosa aveva la bicicletta? C'era la squadra di Anzio che mi ha gridato, la bicicletta! Si è rotta la catena. Oggi siamo sfortunati, abbiamo una bella squadra. Si è rotta la catena, purtroppo. Bravissimo. E invece la catena si è rotta, c'è una bicicletta all'ultimo momento. Cosa volete che vi dica? Un commentatore, cosa volete che dica? La fortuna non è dalla nostra parte oggi. Ha detto lui. Allora vediamo, a questo punto sono sconsolato, 3 minuti e 10 ma solo 9 pezzi per San Marino, non è finito, 3 e 24 per 10 pezzi per l'Italia, beh nonostante tutto siamo primi, 3 minuti e 30 secondi tempo massimo per il gioco con i 10 pezzi, l'Italia Anzio è prima, ma vediamo adesso che cosa faranno la Francia, la Gran Bretagna e il Portogallo, stessa trafila, buttano l'ombrellino, vanno a recuperare un pezzo alla volta dentro ai, non so come chiamare, sarcofaghi, dentro. In effetti, io mi ricordo, a parte che a me viene in mente Frankenstein Junior, più che il vero Frankenstein, anche se ho letto il libro di Frankenstein, ma Frankenstein Junior è quello che forse si identifica di più con questa trasmissione. C'è Igor, quel bravissimo attore che era Marty Feldman, che andava a recuperare i pezzi, a dissotterrare un corpo intero. Qui invece pezzo a pezzo, era poi il cervello che si sbagliava a prendere. Non so se qualcuno ricorda questo film o l'avete visto. Qui invece devono essere ammassati prima tutti i pezzi, uno per volta, e poi costruito il mostro o la creatura. Galles, Clamberis, ha buttato Igor, in questo caso la concorrente di Clamberis, la concorrente indigena locale, ha buttato la tuba che evidentemente le dava fastidio. Questo non è che rovini il gioco, è solo un fattore estetico. Gli arbitri non è che danno penalità se uno perde un pezzo dell'abbigliamento. Devo dire che invece la francese, Ligia, continua a calcarselo. Forse perché non riesce più a toglierselo, potrebbe anche darsi perché ce l'ha calcato talmente in testa. E l'hanno perso tutte, vedo che lei ogni tanto fa un gesto sulla fronte, può darsi che le si sia infilato talmente giù, sono passate le orecchie e non viene più fuori. Bello anche l'effetto di queste ruote, con questo disegno sembra che le ruote siano sbilenche. Il Galles prima alla costruzione della creatura. Anche il Portogallo è ben messa, in ritardo la Francia. Bisogna fare attenzione perché c'è un particolare del busto con la cintura che deve stare in alto, ma può essere infilato sia da una parte, ecco l'avete visto lì, può essere infilato sia da una parte che da quell'altra, per cui se viene infilato al contrario con la cintura in basso viene eliminato un pezzo ed è quello che è accaduto a San Marino. Non è stato ritenuto valido il pezzo di San Marino perché aveva la cintura messa non giusta.
Frankenstein portoghese non ha le braccia ancora. Botte tremende al Frankenstein del Galles che ha posto. E credo che sia un bel tempo. Le braccia, Francia, gli avete messo le braccia al contrario. Portoghese, le braccia non sono messe bene le braccia, i pollici devono stare sul davanti. E bisogna guardare anche quei particolari. Eccoli qui, due gallesi che commentano, prendono fiato perché tre minuti e ecco, visto le braccia, i pollici, la mano come ha, i pollici sul davanti. Scaduto il tempo anche per questa seconda manche. 3 minuti e 17 secondi per la Francia, 2 minuti e 30 secondi per la Gran Bretagna e 2 minuti e 51 secondi per il Portogallo. Ettore, dai, continua. Allora, 6 punti per la Gran Bretagna, 5 per il Portogallo, 4 per la Francia, 3 per l'Italia, 2 per la Spagna, 1 punto per San Marino. Classifica dopo il sesto gioco. Abbiamo Clambaris che torna in testa, passo falso della Spagna, 30 punti alla Gran Bretagna, 26 alla Spagna, 24 di Marais, 20 a Caen, 15 a Anzio, 13 a Montegiardino per San Marino, mentre siamo al settimo gioco. Il settimo gioco è in una serata classica di Dracula. Dracula inizia sempre con l'aperitivo e voi sapete che cosa beve abitualmente il conte Dracula. Beve, a me fa un certo senso anche dirlo, però beve sangue, in questo caso direi che è un sangue molto annacquato perché non lo vedo molto rosso. In che cosa consiste questo gioco che verrà disputato in prima manche dalla Spagna, dalla Francia e dal Portogallo? Beh, praticamente devono sollevare la bara, portare le coppe, questi calici ricchi e pieni di quest'acqua colorata, ma noi diciamo che è sangue visto che questa sera sono film dell'orrore, fino ad un contenitore che rappresenta un po' il punto di bevuta, l'aperitivo di Dracula, e riempire il contenitore per l'aperitivo di Dracula. Chi porterà più aperitivo a Dracula vincerà questo gioco. C'è un tempo limite di 3 minuti e la difficoltà sta proprio nel portare la bara, che è un po' il vassoio di Dracula, senza rovesciare le coppe. Giocano per l'Italia e per tutte le altre squadre 5 concorrenti, 4 che devono portare il vassoio, la bara, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentro nella bara, e una ragazza che invece è quella che deve versare, mescere l'aperitivo. Eccolo qua. La difficoltà sta nel sostenere in equilibrio le coppe. Hanno dato un cambiamento alla regola perché ieri sera erano stati ancora più maligni gli autori dei giochi gallesi. Le coppe dovevano essere tenute in equilibrio, invece questa sera possono essere tenute con la mano, bontà loro. La doccia viene fatta a quelli che sono sotto, i quali vedete le difficoltà che hanno a mantenere l'aperitivo di Dracula, che per non impressionare troppo la gente è composto da acqua semplice, mentre poi c'è un colorante, ve li svegliamo proprio tutti i trucchi, qui è come i prestidigitatori visti da dietro, il colorante è dentro nella brocca all'arrivo, quella davanti a Dracula. Intanto qualche nota caratteristica su Dracula, perché forse non tutti si ricordano, o forse tutti hanno sentito parlare di Dracula. Dracula è un personaggio irlandese, quindi molto vicino al Galles, perché l'Irlanda è proprio di rimpetto al Galles in Gran Bretagna, inventato nel 1897 da Bram Stoker. Quindi un personaggino che doveva avere i suoi incubi di notte per inventare un personaggio come Dracula. Sai che paura! Anche se noi questa sera lo vediamo in chiave estremamente spiritosa. Devo dire che i pupazzi sono molto belli, anche se questi, in particolare di questo gioco, sono particolarmente spaventosi. Intanto vediamo la difficoltà dei concorrenti. Anche i giudici si divertono e ridacchiano perché mica è facile sostenere le coppe, sostenere la bara, che già è una cosa che dà una certa impressione. Oh là là, chi è che ne ha messo così tanto? Non bagnarsi più di tanto. Allora, abbiamo 8 litri per la Francia, 7 litri per la Spagna e 6 litri per il Portogallo alla fine di questo gioco. E vabbè, adesso abbiamo visto come si fa e l'hanno visto soprattutto anche i nostri concorrenti, quelli di Anzio, che fanno parte di questa seconda manche e giocano al centro, sulla destra San Marino, sulla sinistra il Galles, che gioca in casa.
Abbiamo Fabio, Giuliana, Roberto, Clara, Enzo e Andrea con Loredana, che dovrebbe essere quella che versa l'aperitivo di Dracula. Sono partiti con tutte le coppe infilate da una, sospese da una parte della bara, pardon, del vassoio di Dracula. Arrivano alla prima difficoltà, devono recuperare le altre sei coppe da mettere dall'altra parte della bara. Io mi immagino, se qualcuno si mette all'ascolto in questo momento, che dice l'antenna, le bare, Dracula. Questa qui è Giochi senza frontiere, ogni tanto lo diciamo proprio per mettervi a vostro agio. Giochi senza frontiere, la prima puntata della Gran Bretagna che partecipa quest'anno per la prima volta dopo anni che la Gran Bretagna non partecipava più a Giochi senza frontiere, e questa, la loro prima puntata, ispirata ai film dell'orrore. Eccoli qui i gallesi, loro non si spaventano per nulla, del resto con tutti i loro castelli, con tutta questa loro scenografia che hanno in questo loro stupendo paese, abituati ai fantasmi e cose di questo genere, figuratevi se si spaventano per due Draculi e un Frankenstein, qualche mostro che gira, qualche creatura strana. Intanto San Marino mi pare che anche loro si siano adattati molto bene alla situazione e ci danno dentro. Ma l'Italia non demorde, anzi, sta andando molto bene, mi pare, comunque. Gira. Che sete deve avere questo Dracula. Le docce con la temperatura a 12 gradi vi garantisco che non sono delle più piacevoli, anche perché per fare il gioco avete visto che la tenutina, ci hanno precisato gli amici gallesi, guardate che qui tutte le estati non sono così, questa è un'estate un po' freddina e noi ci abbiamo creduto. Comunque, già da casa eravamo partiti con le giacche a vento. Fidarsi è bene. Qui hanno deciso di mettere tutte le coppe da una parte. Vabbè, ognuno ha il suo stile di partecipazione. Che buffa questa inquadratura, guarda. Vai, Anzio. Credo che Anzio sta andando molto bene nel mescere l'aperitivo a Dracula. Il suo castello di Transilvania. E poi è proprio in un loculo, come lo chiamavi tu, in una tomba, in una cappelletta particolare. Dracula si sa che di notte salta fuori, di giorno odia la luce del sole, anzi la luce del sole lo dissolve, lo uccide. Fine del tempo, terminano anche questi tre minuti, giudice al controllo. Allora, questi qua dovremmo essere noi e non è male, eh? Qui addirittura due brocche sono state, una e un po'. Magari fossimo. E noi, quelli lì eravamo noi, quelli in mezzo eravamo noi, sono quelli che. Siamo quelli che ne hanno di più. Questo è San Marino. L'Italia 9 litri, primi! L'Italia 9 litri primi, 5 litri per San Marino, 9 litri per la Gran Bretagna, quindi primi a pari merito in questo settimo gioco. San Marino, scusate, l'Italia, Anzio e la Gran Bretagna, poi con 8 litri la Francia, con 7 litri la Spagna, 6 Portogallo e 5 Montegiardino. I punti di conseguenza, la classifica. Lamberis 36 punti, Vittoria Spagna 29, Guimaraes 26, Caen 24, Anzio che stacca decisamente Montegiardino, per cui siamo in quinta posizione, solidi e inavvicinabili, ma possiamo attaccare la quarta posizione di Caen. Ma adesso c'è l'ottavo gioco, che io lo trovo divertentissimo. Perché divertentissimo? Perché l'abbiamo già visto ieri sera in prova generale e abbiamo sghignazzato tutti. Però non vi voglio anticipare niente perché non voglio rovinarvi la sorpresa. Allora, vi posso dire intanto il titolo. La prima passeggiata della creatura. Di Franky, il mostro creato dal professor Frankenstein. Allora, giocano due manche, nella prima manche Francia, Spagna e Portogallo. Due minuti di tempo limite, partono con Frankenstein su quel carretto, devono attraversare la piscina, metterlo in piedi e lì Frankenstein tenta la fuga. E lì comincia il problema perché lì è scivolosissimo. Eccolo lì, guardate se non è buffo Frankenstein. A questo punto gli assistenti del professor Frankenstein, e questo addirittura ha perso la testa, vanno ad aiutare la creatura per farle passare questa prima asperità. E lì la creatura ritenta la fuga, cerca la porta, passa prima il Galles, secondo il Portogallo, in grossa difficoltà il francese, una creatura che ha bevuto un po' questa, un po' d'occasione.
scendere dalla scala, in piedi ed ecco che con uno scatto da 100 metrista, forse, no, devono ancora, deve partire, guardate indietro, parte, ci passa, ci passa, vale. Vabbè, secondo me ha avuto paura di picchiare la testa, si è chinato, ma è passato lo stesso, nel tempo limite. Adesso vediamo, è bellissima questa testa, è stupenda, il realizzatore ha veramente un sense of humor britannico. Allora, abbiamo 33 secondi per il Portogallo, 1 minuto e 02 per la Francia e 2 minuti sono stati dati al Portogallo. Seconda manche, gioca l'Italia! Gioca l'Italia che è laggiù in fondo insieme al Galles e a San Marino. Eccolo qua l'italiano, è primo, sta passando per primo, è Fabio che sta vivendo il ruolo di della creatura del mostro di Frankenstein. Fermati, scivola come sul ghiaccio, ovviamente è stato bagnato tutto il terreno. Mettetelo su bene, è un disastro. Guardate il gallese, ha perso la testa, si sta perdendo il busto, il nostro ha piazzato un braccio. È una creatura che è stata assemblata dal professor Frankenstein, tutti i pezzi sono stati messi insieme, è un collaudo quello che stanno facendo. Ah, il nostro si è disfatto completamente, era d'occasione il nostro, ha pagato poco, i pezzi presi dal rottamaio. Nonostante terrificante un braccio, di tutto è successo. Questo era il nostro, per chi avesse cercato di riconoscere la creatura, questa era la nostra creatura, fatta made in Italy. Bella l'espressione molto fiera, molto altera del Franchi, come ormai è stato soprannominato da tutti qua, guardate come va in giro con eleganza, sembra che porti un modellino Italian style, il Franchi gallese. Allora abbiamo la prima posizione per il Portogallo con 33 secondi, è stato più rapido, secondo San Marino, il terzo il Galles, il quarto il mostro di Frankenstein francese, il quinto lo spagnolo, a pari merito con il nostro italiano. Classifica Lamberis, beh, adesso si mette veramente in testa con un grosso distanco, 40 punti, Guimarães 32, Vittoria 31, Caen 27, Anzio 23, sempre in agguato, si fa per dire, nei confronti della Francia, e 19 punti, si è rifatto sotto Montegiardino. Adesso un gioco che è uno dei classici, non so, chi ha paura, chi non sopporta la vista di quei deliziosi animaletti, le notte. Adesso magari qualcuno dirà, cosa sono le nottole? I pipistrelli! Ma cosa ti vanno a pensare a giochi senza frontiere? Arrivano i pipistrelli! Dracula, in che cosa si trasforma quando vuole fuggire? Cosa fa quando apre tutto il suo mantello? Dà l'impressione di che cosa? Di un pipistrello. Bene, questo gioco si divide in due manche. Nella prima manche giocano il Galles, il Portogallo e la Francia. Il gioco è estremamente semplice, arrivano i pipistrelli da lassù in cima, dal torrione di questo castello, ci sono delle concorrenti che devono gettare un pipistrello che deve essere preso al volo da una coppia di compagni di squadra lì in mezzo, che devono rilanciarlo a loro volta, ecco qui, ad un Becchino o professor Frankenstein, ormai i ruoli si stanno un po' così sovrapponendo gli uni agli altri. Vince chi nel tempo di 1 minuto e 30 secondi riuscirà a raccogliere, senza farli cadere a terra, quelli caduti a terra non valgono, il maggior numero di pipistrelli. Vi ho detto, la Gran Bretagna è qui in primo piano, la state vedendo, al centro c'è il Portogallo e la Francia. Guardate la serietà con la quale queste becchine, queste tombarole, non so come vengono chiamate un po' in giro per tutta Italia, con che serietà prendono al volo questi pipistrelli, che ovviamente sono imitati molto bene, fatti con dei pezzi di plastica disegnati con un horror, più che uno humor, un horror tutto inglese, tutto britannico. Vengono afferrati al volo senza la minima schizzinosità e vengono appesi a questo antro, a questa caverna. Termina il tempo, il primo minuto e mezzo, vediamo quanti pipistrelli sono stati raccolti correttamente, 11 per il Portogallo, 10 per la Gran Bretagna e credo di aver visto 6 per la Francia. L'Italia adesso gioca insieme alla Spagna e a San Marino.
l'Italia è lì in mezzo, la vedete. Giocano Barbara, che lancia il pipistrello, Roberto e Clara, che devono prenderlo al volo. E dovrebbe essere Loredana alla ricezione finale. Sa che i pipistrelli amano tante volte così aggrapparsi alla faccia, al collo, ai capelli soprattutto. Avete visto questa qui di San Marino che con un pochino di schifo l'ha preso in effetti. E beh, insomma, questo è un gusto gallese dei giochi, un gusto britannico. Bisogna anche uniformarsi a quelle che sono le tradizioni dei differenti paesi e soprattutto vedere i giochi nella chiave in cui i giochi devono essere visti, come giochi. E questa sera i film dell'orrore. Quindi un po' di orrore. Anche l'italiana se lo toglie di dosso velocemente, non vede l'ora di attaccarlo all'antro, di attaccarlo alla caverna. L'importante adesso è che ne facciano più di 11. I pipistrelli da battere sono quelli portoghesi. Oltretutto qui non se ne vedono assolutamente in Gran Bretagna, nella zona dove siamo noi, forse perché è un po' freddino. Saranno ancora nelle caverne perché non se ne vedono girare di notte. Ci sono solo questi qua, quelli di Giochi senza frontiere. E vediamo quanti ne sono stati ufficialmente recuperati. Per la Spagna, per l'Italia, Anzio. Sento che esultano. Allora, per l'Italia 9, non male, 7 per la Spagna e 10 per il Galles. Allora abbiamo in sesta posizione San Marino, in quinta la Francia, in quarta la Spagna, in terza l'Italia, in seconda la Gran Bretagna, in prima il Portogallo. Con i punti acquisiti, questa è la classifica dopo il nono gioco. Clamberis 45 punti, Guimarães 38, Vittoria Spagna 34, Caen 29, Anzio 27, San Marino 20. E a questo punto, dato che siamo all'ultimo gioco e ci sono 12 punti in palio, abbiamo la possibilità ipotetica di attaccare perfino la terza posizione. Our question cantà? Prima manchi. Chi è il compositore? Chi è il compositore della musica da indovinare per la prima manche? Ascoltiamola. Attention, prêt! Anche fuori da noi! Ok, la musica, beh, penso che l'abbiamo riconosciuta tutti. Clara purtroppo ha fatto un bagno violentissimo perché è caduta nella piscina. La prima manche consisteva nell'arrivare con il braccio e con il piolo, ma il tempo veniva preso quando si toccava la creatura, il mostro di Frankenstein. E chi è arrivato primo? Credo il Galles, dall'esultanza del pubblico. Eh sì, avevamo ragione noi. Allora vediamo cosa rispondono. Ebbene sì! Forti questi gallesi, eh! Allora, a questo punto i gallesi conquistano 6 monetoni perché sono arrivati i primi, più 6, quanto vale la risposta esatta, 12 monetoni e purtroppo Anzio era nell'ultima posizione. Quinta era San Marino, seconda era San Marino, terza era il Portogallo, quarta la Spagna e quinta la Francia. Allora, seconda manche, cosa devono fare? Chi è il compositore? Chi è il compositore della musica? Via! Te spacco il cuore. Ah, non con la testa, ma col piolo. Beh, facilissimo, il can-can. Chi ha scritto il can-can? Guarda, poverino, ha perso un braccio. C'è un cuore ancora intatto. Di chi è? L'hai visto? Tu guarda come si arrabbia, perché ha ragione. Gli si è staccato il braccio, gli è caduto il piolo. Meglio che niente, ha dato lì a dare una pedata a Dracula dalla rabbia. Hai visto Fabio? La testata, invece? Che e vabbè che non ci riusciva, quella è proprio la forza della respirazione. Fabio! Chi è il compositore? Sì, chi è il compositore? Puccini and I hoer the poi of an eye lo scuola con no! Amelin San Marino? Il Portogallo ha sbagliato! San Marino! San Marino! Il nome di compositore? Hoffman Kahn. Hoffman Kahn è un suggerimento arrivato sbagliato. Hoffman Kahn.
Freix in Esterfons? Questa testa Offenbach. È così? Offenbach per la Francia! Ebbene sì! Marche bonus per i team Frank! E non niente, Va bene. Allora, la Gran Bretagna va a 13 monetoni, la Francia va a 12, a 10 monetoni il Portogallo e San Marino, mi sa che non la raggiungiamo più la Francia. Noi siamo ben a 3, eh? Ben a 3, vuol dire che ci siamo fatti una sesta e una quinta posizione. Ultima manche. Mi sa che adesso ne succede di tutti i colori. Sentiamo cosa dice lì. Quel è il nome e il prénom du compositeur? Nome e cognome del compositore della musica. Vai, Franchi! Vale! Allora, di magui, di valente, perché ne qui muori, ne idera! Perché ne mi muori, ne idera! Perché ne mi muori, ne idera! Are you having a problem, man, Marin? Non so in quanti avranno ufficialmente seguito esattamente il gioco. Sentiamo un po' Nia. No, è inutile che la senta perché tanto non capisco quello che dice. Vediamo un po' quali sono le decisioni. Sconsolati questi Frankenstein. Allora, forse solo il Portogallo. Non lo so. Solo il Portogallo ha diritto di dare la risposta. Tutti gli altri non hanno eseguito correttamente il gioco, quindi non possono rispondere. Viene dato un ordine d'arrivo in funzione quindi del gioco precedente, più 6 punti al Portogallo perché è arrivato primo, gli altri non sono stati qualificati con nient'altro che un solo punto. Quindi al Portogallo 12, al Galles 10, 8 alla Francia, 6 a San Marino, 4 alla Spagna, 2 a Anzio. Dovremmo aver mantenuto la quinta posizione? Sì! E il colmo è risultare per la quinta posizione. Clamberis, la Gran Bretagna, sono contento. Comunque è la prima volta che vince, 55 punti, Guimarães per il Portogallo 50, sempre duri i portoghesi, vittoria di nome non di fatto, stasera 38 punti la Spagna, 37 Cante alla Francia, 29 Anzio Italia, 26 punti per Montegiardino San Marino. Benvenuto al Galles, un benvenuto migliore di questo, proprio non lo poteva avere il Galles che rientra dopo tanti anni. E siamo contenti anche per loro. Ma io adesso volevo dire alle squadre che parteciperanno nelle prossime puntate a Giochi Senza Frontiere, dopo questa quinta posizione, gli allenamenti verranno intensificati durissimamente. Ebbene sì! Quindi preparatevi, perché noi non siamo avvezzi alle quinte posizioni, vogliamo tutte seconde, prime, massimo terze. Massimo terze, quindi attenzione, datevi da fare perché diventeremo inflessibili. Ecco il trofeo che viene consegnato alla squadra di Clamberis, mentre Nia Chiswell di fianco Bernard e Yetzin ci salutano e ci danno appuntamento per la settimana prossima. Anche noi vi diamo appuntamento a subito dopo la sigla. Non andate via! E il gioco continua subito dopo la sigla, subito dopo di noi con Giorgio Calabrese e Rossella Gardini. Fra qualche secondo, tenete duro.
さん、イタリアの皆さん、新年明けましておめでとうございます。よりライブなイタリアの歌をお伝えするイタリア系カンタの時間がやってきました。さあ、8時間の時差を吹っ飛ばす勢いでやってみましょう。それではイタリアのスタジオの マルコ・バレストルに放送をつないでみましょう。チャオ・マルコ・ミセンティ。